Buonasera a tutti, 24esima puntata di Speed Stop, il podcast di F1 Analisi Tecnica che torna come ogni lunedì alle 19.30 in diretta sui canali social di F1 AT per raccontarvi quelli che sono un po' i fatti del weekend e della settimana di Formula 1. E questa volta abbiamo da raccontarvi davvero un weekend scoppiettante per come sono andate le cose il sabato, ma soprattutto la domenica. Perché tra le colline del Red Bull Ring in Austria abbiamo visto un Verstappen che torna alla vecchia maniera, in quella più rusticana, quella più da duelli a ruotate. Quella, lo dico subito, che almeno personalmente mi piace un po' meno, nel senso che celebriamo sempre qui la grandissima velocità di Verstappen, il suo talento, il suo essere uno degli ultimi veri racer, uno veramente che non sta lì a pensare alla moda, allo star system, ma soltanto a correre, 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 a costo di farsi anche le gare in virtuale la notte, negli stessi weekend in cui vince le gare di Formula 1. Però, caro Verstappen, le regole esistono per tutti. E quindi, come dire, non si possono far sorpassi soltanto con le dive bomb, come fatto il sabato con un Norris che si è un po' addormentato nella gara sprint, e non ci si può difendere soltanto facendo moving under braking, quindi andandosi a muovere a frenata già iniziata. Perché? Perché obiettivamente si va un po' ai limiti del regolamento. Regolamento già ritoccato dopo il 2021, ma come ha detto giustamente il team manager McLaren, Andrea Stella, uno che non le manda a dire, insomma, è chiaro che forse è il caso di rivedere ulteriormente queste regole, ma chiederò subito cosa ne pensa il mio compagno di viaggio che oggi è senza voce. Mariano, perché sei senza voce oggi? Non è che sono proprio senza voce, ma la mia voce è un po' tendente al basso perché ieri ho mollato degli urli spaventosi, devo dirvi la E perché hai verità. urlato, scusami? Per la Perché Slovacchia? No, non era per la Slovacchia. perché Norris, diciamo, in realtà Verstappen ha sbattuto fuori Norris e si è sbattuto fuori anche lui da solo, ecco. Cioè, quindi io Insomma, lui però è nell'estasi arrivato del quinto. momento, nell'estasi del L'altro. momento, ho mollato qualche urlo e sono rimasto, ho messo a dura prova le mie corde vocali. Però voglio dirvi una cosa, cioè, in qualche modo già tutto è successo nell'umanità, mettiamola così, ci sono Ah, corti questo ricordi. senza dubbio. Allora, se noi andiamo indietro, noi abbiamo la famosa favola molto molto sintetica della rana e dello scorpione, no? Allora, c'è un Ecco qua. fiume, c'è la rana, c'è lo scorpione, quei due ovviamente non è che si possono vedere perché lo scorpione la Beh. punge e quella muore. La rana deve attraversare, lei non ha problemi, è anfibia. Quell'altro le dice: senti, ma mi dai un passaggio? E quella dice: sono soffessa. E l'altro dice: no, ma stai tranquilla, mica ti posso pungere, perché se ti pungo, e voglio dire, muoio anche io perché non so nuotare. E la rana si fa convincere. Lui ci va sopra, a un certo punto, a metà del guado, zac, la rana viene punta, e si guarda e gli dice: ma perché l'hai fatto? E lui gli risponde: mi dispiace, è È la la mia mia natura. natura. Cioè, la sintesi è che Verstappen quello è. È sia il Verstappen magnifico, diciamo, animale da pista, nel senso che ha una sensibilità unica nella guida, ma è anche quell'altro. E quindi ogni tanto, quando è sotto pressione, gli esce fuori quello che non vuole mai far passare qualcun altro. Chiudo qui perché Senti. sennò tolgo troppo tempo, Ma io non so. infatti ti volevo dire, chiediamo subito cosa ne pensa anche al nostro ospite. Noi, insomma, qualche minuto l'abbiamo già rubato e quindi approfittiamo, insomma, per essere estremamente felici e per ringraziare il nostro ospite che torna con noi per la seconda volta quest'anno. Quindi piacere reintrodurre Stefano Tamburini, scrittore e giornalista di Autosprint. Ciao Stefano. Ci senti, Stefano? Buonasera. Buonasera. Eccoci. Come va? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Mi sono divertito anch'io, dai, un po' più di movimento. Beh, però allora, dici subito questa cosa, al netto del divertimento di una gara che sicuramente quantomeno, insomma, è stata un po' meno scontata di altre quest'anno, soprattutto a inizio stagione, insomma, non è che abbiamo avuto tantissimo a divertirci, ma secondo te, intanto ti chiedo un giudizio, un parere sulla condotta di Max Verstappen, a prescindere dai regolamenti, cioè come la vedi tu? Ti è piaciuto o non ti è piaciuto? Credi sia un po' esagerato correre in questa maniera? E poi ti chiedo se, sulla base ovviamente poi della risposta che mi darai, anche se c'è necessità o meno di andare a fare un qualche ritocchino al regolamento, magari? Sì, che sul regolamento ci sia qualcosa da fare è il dubbio, magari ne parliamo dopo. Io stamani mi sono sfogliato un po' di giornali inglesi e ovviamente lì è il punto di vista di quelli che hanno subito, no? Cioè è un po' come se i nostri giornali di oggi quello a essere buttato,
il danneggiato invece di Norris fosse stato Sainz o Leclerc, credo che oggi ci sarebbe stato assassino, delinquente o qualcosa del genere. Insomma, no? Si passa sempre da un estremo all'altro nei giudizi. Basta vedere quello che è stato scritto sulla nazionale di calcio pochi giorni prima del disastro e anche durante, anche già dopo la Spagna, si tendeva a cercare di dire che vabbè, ma in fin dei conti siamo i campioni d'Europa, poi lo sport ti vuol vedere in faccia. E sui giornali inglesi si è scritto che la maggior parte dei titoli sono Mad Max, che era quello che Verstappen era prima di diventare quello che è diventato. Insomma, la natura umana è quella che ha ben descritto con quel racconto prima Mariano, è quello. E lui non si vede che non sopporta, è 3 anni che vince le gare mettendo il braccio fuori dal finestrino, adesso gli tocca anche ogni tanto lottare e non vuole arrivare secondo, credo che sia nella natura di tutti i piloti. Ecco, il problema è che quando lo fa lui, giustamente ci incazziamo, quando lo faceva Schumacher, quella volta che Schumacher lo fece con nel 97 con Villeneuve, cioè lì fummo tutti, no, ma insomma, insomma, era una porcata, non a caso, solo perché era Schumacher, gli tolsero solo i punti nel mondiale, non togliendoli alla Ferrari, fu una gigantesca figuraccia, per non dire peggio, e adesso, ieri, oggettivamente, Verstappen è dalla parte del torto. Ecco, manca, secondo me, quella malizia in più che possono avere i veri campioni, e ancora Lando Norris non può esserlo, di riuscire a evitarle queste cose, perché il vero campione riesce a non trovarsi nella situazione di prendere la sportellata. Ecco, secondo me manca un po' questo. Poi quanto al regolamento, mi sembra che ci sia anche sia finita col cornuto e mazziato. Ora, se i meccanici non fossero stati attenti a non toccare la macchina per 5 secondi, al prossimo Gran Premio a Silverstone, certo, Lando Norris avrebbe dovuto subire anche una penalizzazione di 3 posizioni in griglia. Cioè, la regola dei track limits è veramente una regola sciocca, perché ora meno male che hanno messo la ghiaia, perché vi ricorderete l'edizione dello scorso anno, dopo l'arrivo erano ancora lì che contavano i track limits superati con 10 telecamere per ogni curva, e non può essere quello, perché il pilota non si rende conto quando è di un millimetro lo sforamento se non ha la ghiaia. Nel caso dell'ultimo track limits, quello che ha determinato la penalità, era già stato danneggiato per dover essere uscito fuori di pista per non andare incontro all'altro pilota. Quindi la penalizzazione l'aveva già avuta de facto nel comportamento in pista, bastava quello. Ecco, ci vedo della stupidità nell'applicazione, sì, delle regole. Ecco, questa, Stefano, sembrano fatto un po' di chiarezza. Degli azzeccagarbugli, Stefano, no? Proprio nella cosa manzoniana, cioè lì non c'è un minimo di criterio, sì, della serie. Sì, ci manca la capacità di un vero arbitro che in qualche modo, di fronte a quelle cose, riesce a capire quando va applicata la sanzione e quando no. Se dobbiamo affidare tutto all'intelligenza artificiale, perché poi se li tracchini, se li prendi per oro colato, è come applicare l'intelligenza artificiale senza nessun filtro critico, rischi di fare questa sciocchezza. Ora, ai fini della gara si sono autoeliminati a vicenda, però è che poi Verstappen alla fine non ci ha rimesso, perché i due principali avversari nella classifica del mondiale, se ancora si può parlare di avversari, hanno preso meno punti di lui. Sì. Quindi alla fine c'è uscito comunque tranquillo. Insomma, questo credo che sia qualcosa che è un po' a corollario. Poi il fatto che adesso la McLaren si sia avvicinata, solo la McLaren purtroppo, in qualche modo darà un po' più di pepe a questi gran premi che restano. Poi Verstappen vincerà lo stesso il mondiale, però ecco, un gran premio lo guardi con un pochino più di interesse, sai che qualcosa può accadere. Ieri con una Ferrari minimo decente potevi vincere il gran premio, non per merito tuo, ma perché questo scontro aveva eliminato i due concorrenti, che era quello che poi in Formula 1 si vedeva fino a qualche anno fa: auto che si rompevano, auto che cozzavano l'una con l'altra. Era normale che su 22-24 macchine arrivassero 12-13, ora arrivano quasi tutte, arrivano 18-19 macchine, 17 quando è un disastro. Ecco, a me piace vedere che anche ogni tanto che qualche macchina si rompa, se no alla fine, se è tutto calcolato, sai già che parti quinto e arrivi quinto, se non succede qualcosa, onestamente
togli tutti i motivi per i quali uno si deve mettere lì sul divano o andare a pagare il biglietto per andare in tribuna a vedere qualcosa che rischia di essere scontato. Quest'anno, per fortuna, qualcosa di meno scontato lo stiamo vedendo. Sì, decisamente meno scontato. Il problema, ecco, che in qualche modo questo c'è stato un problema forse di timing, voglio dire, nello svolgimento della stagione, nel senso che pur trovandoci adesso con una sfida Verstappen-Norris molto accesa, che è già al suo terzo, quarto capitolo, insomma, in questa ultima fase di campionato, purtroppo però c'è già un gap molto aperto in classifica piloti di circa 80 punti. È chiaro che siamo neanche a metà campionato. In pratica però pensare di rimontare sapendo che c'è comunque una questione che ha a che fare con in qualche modo un'assenza, ecco, di competitività di alcune scuderie a inizio stagione, ha creato poi questo buco che sarà impossibile da colmare considerando anche l'affidabilità delle vetture. Ti chiedo quindi, Stefano, forse sono mancati gli avversari ad inizio stagione? Nel senso, cosa... più che altro voglio pensare in prospettiva più che andare su banalità, perché è ovvio dire certo non sono stati abbastanza competitivi, però noi pensiamo un po' ai problemi di casa nostra, no? Pensiamo un po' alla Ferrari, cioè la Ferrari che in qualche modo parte piano, poi si riprende, sembra aver fatto una super evoluzione e vince a Monte Carlo, poi addirittura crolla e diventa la quarta forza. Cioè, cos'è che ha avuto la Red Bull che non hanno gli altri, che non riescono a gestire questi picchi di prestazione? Cosa manca ad una Ferrari in questo momento? Vabbè, allora, la Red Bull, prima cosa, ha avuto fino a qualche settimana fa Adrian Newey, che era quello che... E poi credo che ci sia il fallimento, prima ancora di parlare del particolare, bisogna andare sul contesto più generale, più ampio, ci sia un fallimento della filosofia di questo regolamento imposto dal patto della Concordia, che è essenzialmente una scelta di Formula One Group, condivisa anche con la federazione, di questi cicli di macchine che durano 3-4 anni e quando sbagli la prima macchina, facci caso, non la ripigli più. La Mercedes si sta cominciando a capire qualcosa adesso, ma siamo al penultimo anno di questa generazione di vetture, non lo rovescia più. Cioè, abbiamo vissuto essenzialmente negli ultimi 20 anni 2-3 cicli vincenti, uno della Mercedes e 2 spezzati della Red Bull, prima con Vettel e adesso con Verstappen. La Ferrari in 20 anni ha vinto un mondiale per un punto. Quindi esatto. Bisogna anche stare attenti che la Ferrari non è la prima forza, è nella storia la scuderia che ha vinto più di tutti, la storia è lunghissima e conta, non se ne può ovviamente fare a meno, ma considerata, però nel contesto più breve degli ultimi 20 anni la Ferrari è una delle tante, cioè non, c'è andata vicino, ma come dicono a Roma, nasce vicino con tasolo a bocce. Qui è la stessa cosa, sei il primo degli ultimi, come diceva Enzo Ferrari, no? E quindi questa cosa bisogna tenerla in considerazione. Io temo che anche il prossimo ciclo sarà così, a parte che non si è ancora ben capito se questa configurazione delle vetture del 2026 sarà ancora quella definitiva o se ci devono ancora trattare. Però te pensa, chi deve progettare le motorizzazioni a oggi sa ancora poco di come deve fare i motori, cioè è una roba che io non sono un esperto della materia, ma mi rendo conto che è una roba impensabile, no? Non sapere oggi più o meno come devo fare la power unit, che poi il motore sarà ancora più elettrico rispetto a, ci sarà una parte elettrica più importante rispetto a quella del motore tradizionale. L'aerodinamica si sa poco, però lì l'impressione è che saranno 4 anni di quel ciclo, però chi indovina la prima macchina poi dopo avrà, non dico vita facile, però ecco, la Red Bull sta campando di rendita e quest'anno credo che sia difficile pensare di poterlo mettere in discussione, forse il mondiale costruttori, però tenete conto che si stanno rubando i punti l'uno con l'altro, la Ferrari ha mandato un solo pilota a punti, la Mercedes ogni tanto ne manda 2, ogni tanto 1, la McLaren è quella che è un po' più continua, è quella che ha anche un po' più di forza, è quella che più ci si avvicina in questo momento, forse se
se invertiamo Verstappen e Norris, probabilmente Norris con la Red Bull e Verstappen con la McLaren. Fino a un po' di tempo fa avremmo detto che Verstappen avrebbe vinto lo stesso, oggi qualche dubbio ce l'abbiamo, però quantomeno prendiamo il lato buono. Il lato buono è che almeno possiamo sapere che possiamo guardare il Gran Premio pensando che forse lo vince Verstappen, perché guardiamo poi il grosso dei Gran Premi li ha vinti comunque lui, però non assistiamo più a questa parata continua che parte dalla partenza e arriva fino all'arrivo. C'è un po' più di incertezza, c'è un problema oggettivo della Ferrari che immagino che abbiate messo in calendario di parlarne a parte dopo, quindi non mi dilungo adesso, però c'è qualche problema che sta emergendo dentro la Ferrari che è abbastanza preoccupante anche in prospettiva. Sì, diciamo non mancano i temi per quanto riguarda Ferrari, in primis per quello che sarà poi in qualche modo la gestione interna, nel senso che ci sono problemi tanto a breve termine quanto a lungo termine. Nel breve termine chiaramente, oltre a una scuderia che si sta, come dire, finendo di ristrutturare a livello di gestione col ciclo Vasseur, ma c'è in primis un pilota in partenza che chiaramente non ha tutta l'intenzione di essere, come dire, di mettersi a disposizione della squadra al 100%, come poteva essere fino a qualche mese fa. Un altro in arrivo che ovviamente pretenderà garanzie, ma soprattutto poi un mercato dei tecnici che, come dire, farà poi la differenza dalla partenza di un cardile in direzione Aston Martin a quello che poi sarà il vero ago della bilancia, cioè capire se arriva o non arriva a New Way. Quindi poi, tra l'altro, Stefano, non so anche tu su questo che idea ti sei fatto, nella misura in cui, tra l'altro, continua almeno a parole e dalle indiscrezioni che arrivano un po' dalla stampa internazionale un po' di braccio di ferro tra Aston Martin e Ferrari in quella che sarà poi la decisione del genio britannico. Allora, la Ferrari con Newey ha un preaccordo, diciamo, fino a luglio per esercitare un'opzione, credo, non conosciamo ovviamente i termini esatti, però non ha ancora firmato. Sul fatto che Cardile se ne vada, io non ho tutte queste certezze, non l'ho seguita personalmente io, ma sul numero di autosprint in edicola da domani nelle principali città e poi da mercoledì nel resto d'Italia c'è un servizio di Fulvio Solms che dice esattamente il contrario, che Cardile resta. E se resta, qualche problema in più c'è, perché tutto questo movimento, questo senso di sfiducia che comunque Newey o non Newey stai dando, cioè da quando è arrivato Vasseur ha fatto capire che c'era prima non andava bene, o comunque c'era bisogno di andare a pescare tecnici, ingegneri, menti pensanti altrove, quindi te mettiti nei panni di chi sta lavorando, non si sente ovviamente con grande fiducia. Poi è sempre stato un ambiente molto difficile, non lo scopriamo noi. Ricordo una frase che disse Enzo Ferrari quando chiamò un giovanissimo Mauro Forghieri, che aveva 26-27 anni, lo mise a capo della struttura tecnica. Questo ovviamente era uno degli ultimi arrivati, si vedeva, cioè, già che aveva dei numeri, avendoci un ginepraio di rivalità impossibile da districare, Ferrari fece questa scelta e quando si trovò di fronte alle perplessità del giovane Forghieri gli disse: lei pensa a lavorare, che al resto ci penso io. Il resto della Ferrari che c'era ai tempi di Enzo Ferrari c'è ancora, è un grosso casino che non lo puoi gestire così in maniera molto semplice con tutte queste destabilizzazioni continue, e non a caso hai vinto un mondiale in 20 anni, e non è che è un caso, perché non mancano i soldi, non manca l'ingegno, perché poi tutti quelli che vanno via, Andrea Stella era l'ingegnere di macchina di Alonso. Sì, e ora fa il team principal alla McLaren, che è la migliore scuderia. Ricordatevi dov'era all'inizio della stagione scorsa, era un disastro, no? Vuol dire che la macchina si può anche un po' cambiare, si può anche sviluppare, pochi ma buoni. Ricordatevi il caso dell'ingegnere che fu mandato via dalla Ferrari, poi è andato alla Mercedes, ha fatto le fortune della Mercedes. Insomma, le persone brave son passate da lì. È evidente che manca probabilmente una figura come può essere stato Montezemolo, perché Montezemolo in qualche modo, nel ciclo Montezemolo Todd, c'erano le pressioni, sono stati 6-7 anni senza vincere un mondiale prima del ciclo Schumacher, però c'era una linea di comando netta, il vecchio avvocato,
Montezemolo, Todd, e tutti capivano che quelli restavano. È un po' come quando in una squadra di calcio si sa che l'allenatore a fine stagione va via, non lo segue più nessuno. Ecco, qui si ha questa impressione di estrema precarietà, che poi va anche addosso ai piloti. E quello che mi ha risentito di più è Leclerc, perché Sainz si è rassegnato. A me ha fatto molta tenerezza una sua dichiarazione dopo il podio ieri, che ha detto: fatemi gustare questo terzo posto, anche se non è granché, perché la macchina non andava, perché l'anno prossimo so già che non ci starò più sul podio, no? Perché finirà probabilmente alla Williams o all'Alpino, oppure a quella che sarà l'Audi, quindi alla Sauber, che arriva sempre in fondo. Quindi, però lui ha fatto gli stessi podi di Leclerc e ha vinto due gare contro una, quindi negli ultimi tempi. Quindi comunque, se togliamo il Gran Premio dove lui non ha corso, ha più punti di Leclerc, quindi alla fine Leclerc ha fatto tanti errori, si vede che è nervoso, che questa cosa, questo arrivo di Hamilton lo destabilizza. Lui comunque, anche se con Sainz aveva un ottimo rapporto, e comunque sapeva di doversi conquistare in pista quello che voleva conquistarsi, sa già che questo è un indirettamente suona come un atto di sfiducia. Cioè, se io vado a prendere dopo 4 anni che ho quello che è un pilota che si pensa che possa vincere il mondiale, così gli do una bella macchina, vado a prendere quello che ha già vinto 7 mondiali da un'altra parte. Mettetevi un attimo nei suoi panni, non è un bel segnale. Infatti si vede, sta sbagliando più di quello che è pensabile possa sbagliare un pilota con le sue qualità. Ecco, io non vorrei che l'arrivo di Hamilton possa bruciare le speranze, la figura e le capacità anche di un pilota di primissimo livello. Chiaramente deve dimostrare ancora molte cose, ma è un pilota che con la macchina che funziona può combattere per un mondiale. Sì, decisamente sì. Tra l'altro, praticamente ci fai un quadro a 360 gradi di una Ferrari in, come dire, che ha parecchi temi su cui dover lavorare e di grande difficoltà prima di poter arrivare in qualche modo a un successo. Mariano, ti lascio la parola per un'ulteriore domanda. No, allora, Stefano mi ha lasciato molte suggestioni anche su un discorso che stiamo facendo legato alla Ferrari, cioè al problema dei problemi, che insomma, di rifo di Rafa è dal 2008 che non si vince nulla e quindi qualcosa non funziona. Adesso gli strumenti ci sono già da diversi anni. Io ho l'impressione che il capitale umano, continuo a dire questo, nella sua globalità di ingegneri o coloro che comunque coordinano i vari reparti, parliamo di aerodinamica, sospensioni, telaio, eccetera, non siano all'altezza, cioè siano molto bravi, ma non abbiano quel quid in più che serve per competere con la bravura di una Red Bull piuttosto che di una McLaren in questo momento, e probabilmente col ritorno di Mercedes, che comunque poi 8 anni di fila li ha vinti, eccetera, eccetera. Quindi, però, mi ha offerto il destro, Stefano, per un discorso. Quando ha parlato di grande casino, a me è venuto in mente Briatore, è inevitabile, anche perché con Stefano abbiamo accennato in questi giorni alla questione Briatore. Allora, faccio una premessa doverosa e importante: io non sto valutando, né mi interessa valutare la persona, quello che è, quello che non è, non sono un moralista, non sono lì a fare il bacchettone, però io voglio dire, la Formula 1 secondo me ha perso una grande occasione in generale, non tanto per il fatto che adesso Flavio Briatore sia tornato comunque ad essere una sorta di Marco alla Alpine e va bene come figura, quello a livello privato si può fare quello che si vuole. Io credo che la cosa più brutta sia stata nominare qualche tempo fa come Flavio Briatore una sorta di ambassador o ambasciatore della Formula 1. Voglio dire, noi non possiamo dimenticare Singapore 2008, e vorrei anche ricordare a molti amici che ci seguono che non è vero che Briatore è stato assolto. Briatore ha semplicemente ottenuto dal Tribunale di Parigi, dove si è rivolto, il fatto che non era stata la sua difesa non era stata garantita al 100%, ma i fatti sono stati assodati. Poi magari sbaglio su qualcosa e chiedo a Stefano anche il suo parere da questo punto di vista. No, non è stato assolto. Questa è una delle più grosse sciocchezze che sono state scritte in questi giorni. In questi giorni è avvenuta una beatificazione di Flavio Briatore a reti e giornali unificati. Ma Stefano, addirittura si è detto che la Alpine sta già andando meglio, che è impossibile da ogni punto di vista, perché sì, voglio dire, non ha quelle competenze. Sì, Briatore. Sì, allora,
Io quella lì, quella roba lì la chiamo la congrega degli scodinzolanti. Cioè, mi ricordano quei cani da affetto, no? Che appena vedono il padrone si mettono lì e vedi questa coda che sbatte. Io quando sento queste robe mi vengono in mente i cani che scodinzolano. Abbi pazienza, è una brutta immagine, ma è questa. Non è giornalismo, è reggere il microfono. Non si può dire che Briatore è stato assolto, perché Briatore non è stato assolto. Dopo quella sentenza del Tribunale di Parigi ci fu un accordo, un patteggiamento. La federazione rinuncia a fare ricorso contro quella sentenza e poteva fare ricorso e quindi far ricominciare il processo e condannarli, perché chiaramente le prove c'erano. Beh, in cambio di una specie di impegno, un patteggiamento a uscire, sì, per 5 anni. Stefano, scusami se ti interrompo, giusto per precisione. Allora, inizialmente la federazione annunciò che si sarebbe opposta in tutte le sedi, Jean Todt. Poi arrivarono a quell'accordo per cui c'era questo periodo del 2013 dopo cui Briatore poteva rientrare, ma in ogni caso il tecnico della Renault, che fu poi anche lui condannato, dichiarò alla federazione che loro effettivamente avevano attuato il crash gate. Non ce lo siamo inventati noi, questo voglio dire. No, c'è la confessione. Infatti, se vedi, quel Briatore non può querelare nessuno, perché dovrebbe prima di tutto querelare Simmons, dovrebbe querelare l'allora presidente amministratore delegato della Renault, che lo licenziò con ignominia, lo mandò fuori, proprio licenziato in tronco per giusta causa, e ora il fatto che la stessa azienda lo vada a riprendere è qualcosa di moralmente inaccettabile. Cioè, ma per dire, è moralmente inaccettabile che Briatore sia un guru, qualcuno al quale chiedere le cose. Oggi Sport Mediaset lo ha intervistato sul disastro di Spalletti ai mondiali di calcio. Ma che competenza ha Briatore per parlare di pallone? Allora, perché dobbiamo sempre cercare Moggi, Briatore? Anche Moggi, scusatemi. Moggi è un bandito del calcio, perché è stato radiato, continua a imperversare su televisioni, giornali, è pieno di vedove nel mondo del giornalismo che senza Moggi non campa. Stefano, non è possibile che Moggi e Briatore... Ma Stefano, posso farti una domanda? Perché Briatore è stato così, diciamo... anche da Domenicali, diciamocela tutta, è stato così reso importante? Noi ci ricordiamo la foto di qualche anno fa, c'erano Toto Wolff, Domenicali e Briatore, cioè, voglio dire, cioè, sono anche questioni di opportunità, secondo me, non credi? Allora, io ho un sospetto a questo punto, perché... Allora, Domenicali era il team principal di quella Ferrari che fu fregata dal crash gate, no? Ha perso un mondiale per colpa di quella cosa. Ora, e beh, Massa sta ancora... Ti ricordi che Massa è ancora? Massa sta facendo... Solo perché ha presentato un sacrosanto ricorso contro quella roba, è stato bandito da ogni circuito, non può presentarsi perché è persona sgradita. Allora, prima ancora che l'Alpine assumesse Briatore come consulente, Briatore girava tronfio lungo tutte le pit lane e Massa doveva star fuori. E il carnefice che gira il disturbato e la vittima che non può spostarci è un segnale di immoralità, è lo schifo assoluto reso legale. Questa è la cosa. Ecco, un'altra vittima era Domenicali. Domenicali l'ha nominato prima brand ambassador della Formula 1. In Sardegna sono sempre in vacanza insieme, loro, Stroll, altri personaggi della Formula 1, anche giornalisti. È evidente che in qualche modo c'è una comunanza di interessi e mi viene da pensare che il crash gate fosse uno dei tanti episodi da mutande sporche e che le mutande sporche ce ne avessero anche altri, perché altrimenti non si spiega perché uno così. E nel numero di Autosprint che esce domani c'è una cosa che vi accenno, perché è una roba abbastanza esclusiva. Abbiamo scoperto che hanno tentato di fare una grande manovra per candidare la moglie di Toto Wolff alle presidenziali contro Ben Sulayem nel 2025. Si sono accorti che non possono farcela con i numeri, perché con tutti i casini che hanno combinato contro Ben Sulayem lo hanno rafforzato. Allora si stanno già organizzando per il 2029. Però Ben Sulayem sta preparando una candidatura alternativa da contrapporre alla signora Wolff, è un'altra donna, la moglie di Ecclestone. Quindi vedete che poi alla fine i personaggi sono sempre quelli. È una commedia dove tutti quanti girano intorno allo stesso sole. Ma è quello che sono. Ma è incredibile questa cosa, incredibile. Allora, questa storia domani chi vorrà, da domani è disponibile anche nello sfogliabile, oppure
aspetta che sia ridicola mercoledì o giovedì, e questa roba è raccontata. Quindi ti fa pensare, ti spiega tante cose. Cioè, spiega perché poi Briatore alla fine continua a esserci. Probabilmente è lì perché Demeo, il capo supremo di Renault, non può fare qualcosa di non sporco, qualcosa di poco opportuno, tipo vendere la scuderia o addirittura andare a prendere un altro motore, che sarebbe una sconfitta per una casa costruttrice. Ora, qualcuno ha scritto che potevano prendere le motorizzazioni Ferrari. Pensate che Ferrari è fuori dal perimetro Stellantis, però il presidente di Ferrari è anche presidente di Stellantis. Volete che per Stellantis è FCA, ma anche Peugeot. Pensate che possa dare la Ferrari il motore a Renault, che è concorrente diretto in Francia di Peugeot. È una cazzata micidiale, ma anche questa è stata scritta. È pensabile che magari la Mercedes possa essere. Ecco, allora Demeo questo lavoro non lo può fare. Uno come Briatore, che ne ha fatte più di Carlo in Francia, se fa anche questa, pazienza, ecco, alla fine danno la colpa a lui. A questo può essere, ma certamente non può essere. Io mi sono sentito raccontare in televisione che si vedeva la mano di Briatore semplicemente perché nella F2 avevano fatto un tempo migliore, semplicemente avevano imbrogliato, nel senso buono del termine, avevano messo meno benzina per farsi vedere che erano un po' davanti. Ecco, allora alla fine dar credito a queste cose, questo scodinzolare continuo, è qualcosa di assolutamente insopportabile, così come quello di illudere le persone che con gli sviluppi si possono guadagnare 3, 4 decimi, mezzo secondo, un'altra cazzata. Anche prima di tutto perché gli sviluppi li fanno tutti e qualcuno poi si è visto che li sta facendo meglio. Non si cambiano i destini in maniera radicale, ci si avvicina, ci si allontana. Le macchine sono abbastanza vicine, solo che la Ferrari ora è la quarta macchina del mondiale e ha fortuna che Perez è una pista di taxi che ha in mano la Formula 1 e arriva dopo. Sì, perché già allora se sulla seconda Red Bull ci fosse Sainz, Russell, arriverebbero primi e secondi, o primi e terzi, sarebbero sempre lì. Con quello chiaramente che ormai gli hanno fatto il contratto e contento lo stesso. E la Ferrari è la quarta macchina, è andata sul podio perché le prime due si sono rotte e perché poi devo dire che Sainz ha saputo metterci sempre del suo. Quanti Gran Premi ha sbagliato negli ultimi 3 anni? 2, 3. Gli altri ha sempre ottenuto molto di più. La vittoria che ottenne tenendosi dietro Lando Norris ha dentro il secondo per potergli far prendere il DRS e allontanare il terzo che era più minaccioso, è una genialità che dovrebbe venire in mente all'ingegnere di pista, con una sua invenzione. Quindi ha dimostrato anche la freddezza, la capacità di... Cioè non vorrei che alla fine ci si dovesse rendere conto che la sciocchezza grossa è stata quella di prendere un pilota ormai a fine carriera, e magari serve anche per altre cose, per attirare ingegneri, forse per far venire anche gli UE, però che forse fra i due, avendoci Hamilton, che forse era meglio tenere Sainz, dico come provocazione, ma potremmo arrivare ad accorgersi anche questo. Chiarissimo, chiarissimo. È un discorso, Stefano, di cui si parla molto, tra l'altro, in questi giorni, ecco. Quindi, sì. Quindi diciamo comunque che... ragazzi, andate a leggere Autosprint, assolutamente, ecco, sì, domani in edicola, lo diciamo sempre. Tra l'altro, Stefano, insomma, abbiamo avuto te come ospite, abbiamo avuto Matteo Novembrini, abbiamo avuto Mario Donnini, quindi vi facciamo sempre molta pubblicità in questo podcast. No? Siamo tutti cresciuti con Autosprint in questo paese, direi, tutti noi appassionati, quindi niente, domani in edicola nuovo numero, e quindi poi con queste conclusioni tra le provocazioni Sainz Leclerc e la questione quasi gattopardesca per far contento il professore, sì, di lettere, grazie, sulla Formula 1, bravo, tutta, bravo. Grazie, esami di maturità anche per me, una volta, va bene. Ci ho detto, Stefano, grazie mille per essere stato ancora con noi con questa mezz'ora, e ti abbiamo rubato anche qualche minuto in più, sforiamo sempre qualche minuto, ma per fortuna abbiamo degli ospiti molto gentili e disponibili. Noi ci vediamo, come sempre, lunedì prossimo in diretta alle 19:30. Grazie a tutti e ancora grazie Stefano.